Where did my world go wrong today? The sky opened up, then turned gray. My heart has turned black, 'cause I got stabbed in the back. Only God knows it, I choose to stay. Io penso che le storie così intense, le vite così belle, così piene, ce le dobbiamo raccontare sempre, ce le dobbiamo passare e le dobbiamo sentire forte. Con lei tutto era un'avventura e sembrava che nulla fosse impossibile. Lei metteva energia in tutto quello che faceva e vedeva il bello ovunque. Ridevamo un sacco insieme, io adoravo la sua risata. A lei piaceva quando facevo le imitazioni delle parodie in romanaccio. Ci buttavamo pienamente in tutto quello che stavamo programmando, senza false promesse. E mi ha di certo reso una persona migliore, anche se ha lasciato un enorme vuoto. Grazie, Pippa. Sono innamorata di Pippa Bacca perché credo nella fiducia. Perché è stata un'artista bizzarra, una donna molto forte, una guerriera direi, che ha saputo rischiare, che ha saputo mettersi in gioco. Per la sua capacità di sovvertire l'ordine, pur manifestando una grazia di concetto, una purezza che sa di miracoloso. Il suo abito da sposa al contrario era perfetto per l'ultima edizione dello Spons Fest di Vinicio Capossela e per questo l'abbiamo presentato quest'estate in Alta Irpinia ed è stato bellissimo. Ciao Pippa. Ogni anno le facevo un berretto e ogni anno lei perdeva un berretto e questo lo avrei fatto per lei e le sarebbe piaciuto. Mi ha ricordato, mostrato quanta bellezza c'è nel mondo, anche in quella parte di mondo che è tanto lontana da noi. Mi sono innamorato di Pippa Bacca perché ho avuto la fortuna di conoscerla e mi ha sempre fatto sentire me stesso. Mi sono innamorata di Pippa Bacca perché mi ha detto che ero molto più brava di lei come artista. Perché era una persona straordinaria, meravigliosa, di grande umanità e se fosse qui gli dedicherei una canzone con il violoncello. Ciao Pippa, ti amiamo ancora. Per il suo modo di guardare il mondo, per la semplicità dei suoi gesti e per la sua capacità di tessere legami tra le persone anche a distanza di anni dalla sua morte. Mi sono innamorata di Pippa Bacca perché quando ho conosciuto la sua storia ho immediatamente pensato che si trattasse di una persona speciale, di un'artista unica e che il suo messaggio continua a vivere e che con il suo esempio è riuscita veramente a cambiare il mondo. Quindi grazie Pippa. Grazie alla storia di Pippa Bacca. I detenuti della casa di reclusione di Roma Rebibbia hanno superato dei pregiudizi e abbattuto degli stereotipi. Ecco perché mi sono innamorata di lei. Mi sono innamorato di Pippa Bacca perché è più bello fidarsi delle persone rispetto che averne paura. Mi sono innamorata di Pippa Bacca perché il suo messaggio ha vinto nonostante tutto. Mi sono innamorato di Pippa Bacca perché avevamo le stesse passioni, solo che lei aveva molta più energia, forza e coraggio di me. Sono innamorato di Pippa Bacca perché me l'hanno parlato tanto i miei genitori, anche se io purtroppo non me la ricordo perché ero molto piccolo, ma conservo ancora alcuni oggetti come per esempio questo regalo e questa foto che mi ha regalato lei. Perché sa tirar fuori le cose migliori da me e mi basta pensare a lei per provare tutti i sentimenti più positivi. Perché è in grado di ispirare ancora molte belle cose. Sono innamorata di Pippa Bacca perché lei è sempre stata innamorata di tutti noi. E mi sono innamorata dell'artista che era e che è, e anche del suo modo di vedere il mondo e di attraversarlo.